Diamo l'inizio alla tavola rotonda alla quale parteciperanno il professor Giulio Sapelli, il professor Alberto Clò e il Posso dottor partire? Carlo Nordio. E saranno moderati da Oscar Giannino. Allora, io mi ringrazio naturalmente Federacciai di consentirmi oggi di imparare, come sempre quando faccio questi dibattiti, e devo dirvi che vi ringrazio anche perché l'acciaio è legato alla mia prima, non troppo felice, esperienza quando chiunque ascolta Radio 24 sa che io racconto spesso dove sono cresciuto. Sono cresciuto di fronte alla Fiat Mirafiori, ad angolo tra Corso Unione Sovietica e Corso Agnelli, quando in quell'impianto lavoravano, bei tempi, 71.000 persone, caro Per scarpe professore. non si direbbe, però. Caro, no, ma poi il tempo si è evoluto, non lavorano più 71.000 persone alla Fiat Mirafiori. E allora che cosa capitava? Capitava che all'epoca al Fiat Mirafiori c'era ancora il reparto in cui i laminati venivano trattati all'interno, prima che poi ci fosse Texid fuori, per chi ha idea dello sviluppo che c'è stato all'interno del gruppo. E quindi al primo o secondo mese di prima elementare, nella scuola elementare che era di fronte alla Fiat Mirafiori, lo è ancora, e che quindi ospitava i bambini del quartiere in cui all'epoca erano ancora, sto parlando dei primissimi anni 60, erano tutti operai piemontesi, veneti, poi c'erano i profughi istriani, quelli del Polesine, e così via, ma insomma era ancora per così dire la spina dorsale nordista Era della ancora fabbrica. bianchi, insomma, ancora Esatto. bianchi. E come è ovvio, appena iniziata la prima elementare, il primo contatto con la scuola pubblica, ti portavano in visita in prima elementare all'interno della Fiat Mirafiori. E una delle esperienze era appunto quella di vedere la colata e poi la pressa che da 30 metri di altezza era una pressa di 40 quintali, cioè stiamo parlando di una roba che produceva un rumore e produceva delle scintille che a un bambino di 5 anni, io ero pure un anno avanti, produsse la seguente sensazione. Tornai a casa, mia madre era felice perché ovviamente questo era il segno. All'epoca andare a lavorare in fabbrica era un segno di promozione sociale in quell'Italia. Non era solo il segno di un reddito certo, era a Torino almeno l'ingresso in una forma di aristocrazia del lavoro. Questo so che è detta adesso quando in tutti i ranking delle professioni, se, purtroppo la professione operaio è proprio quella con meno, persino i giornalisti vengono prima, che è tutto dire, insomma. Allora, all'epoca era questa roba qua. E mia madre mi chiese con grande sorriso, cioè, hai visto? E il sottinteso era, è lì il tuo futuro. E io le diedi una risposta poco rispettosa, come sempre, mia madre è scomparsa da poco, mi ha rimproverato fino all'ultimo secondo prima di morire, perché il mio rapporto con lei è sempre stato un po' poco rispettoso. Gli dissi: mamma, piuttosto vado a rapinare le banche. E mia madre mi diede un ceffone di una tale potenza che ce lo siamo ricordati per tutta la vita. E aveva ragione mia madre, questo è il punto vero, aveva Guarda ragione mia quanti madre. danni hai fatto. Allora, esatto, doveva darmene di più, come dice Giulio. Allora, per questa tavola rotonda, noi abbiamo qui tre esponenti che non credo vi devo raccontare chi siano, ma come ovvio, con Alberto Clò, che è una delle più lucide intelligenze da sempre su tutto ciò che riguarda l'economia e l'energia nel nostro paese, parliamo dell'energia, perché stiamo parlando ovviamente di un settore, il vostro, che è al centro di una grande querela internazionale e che nel nostro paese subisce, secondo me, rischi crescenti, e vedremo quali. Con il dottor Nordio, che ha finito da poco una bellissima carriera in magistratura come uno dei pochissimi liberali che non si è mai vergognato di esserlo fino alla fine nell'esercizio della sua difficilissima professione, parleremo di un altro aspetto che è diventato negli ultimi 15 anni in Italia sempre più rilevante, cioè il rischio di incertezza rappresentato dal fattore non solo giuridico, ma giurisprudenziale sull'attività che fate, perché ha avuto degli effetti e delle manifestazioni che sono, per chi conosce il settore, senza precedenti in nessun paese avanzato. Cioè non c'è un solo paese OCSE in cui siano avvenute vicende giudiziarie come quelle che hanno riguardato fondamentali impianti e gruppi del vostro settore in questo paese. Io mi sono battuto, Gozzi lo sa, eravamo in quattro gatti, ho preso molti schiaffi,
e quando farò la domanda al dottor Nordio vi ricorderò anche che ho avuto, in particolare per una vicenda di cui, che ho seguito per anni, anche numerose diciamo sollecitazioni da parte dei magistrati a smetterla, perché sennò mi portavano in tribunale, e io ho sempre detto: fate il vostro dovere se ritenete di portarmi in tribunale. Non è avvenuto, però. E invece con Giulio Sapelli, che terrei alla fine, però facciamo un doppio giro, perché poi con Giulio non c'è dubbio su che cosa, di che cosa parlare, cioè di un paese che dovrebbe ricordare che l'industria, e in particolare alcuni settori dell'industria, non è che siano il suo destino, il destino può cambiare dalla storia, ma sono la sua forza. Se si abdica a quello, si abdica alla spina dorsale del paese. Può cambiare tanto, i mercati finanziari possono contare quanto volete voi, ma l'identità che evolve, perché evolve la tecnologia, i processi produttivi e organizzativi, non può far venire meno ciò che è la forza, da quando c'è l'accumulazione del capitale fisico nel nostro paese, dovuta in realtà allo Stato all'inizio del Novecento, ma da allora questa è la caratteristica italiana. Se perdiamo quella, auguri a chi pensa che si possa andare solo con la dematerializzazione, auguri a chi pensa, ovviamente nessuno nega il prestigio che ha la moda, l'alimentare, eccetera, eccetera, ma noi stiamo parlando dell'industria e di ciò che all'industria serve per essere industria davvero, cioè per non dipendere dall'estero, cioè esattamente un settore come il vostro. Quindi sono tre questioni fondamentali, per così dire. Lasciatemi dire però che c'è una cosa che accomuna tutte le filiere e chiunque fa rappresentanza, secondo me, nel mondo dell'industria italiana. Bisogna che voi diate sempre all'opinione pubblica, a chi fa comunicazione, la forza di un messaggio. Voi non dovete sentirvi fragili, dovete osare di più nella comunicazione. Questo paese non ha ancora chiaro che al terzo trimestre del 2013 e dal 2011, quindi in un lasso di tempo singolarmente breve dal punto di vista economico, si era trovato ad aver perso quasi 10 punti di PIL, il 25% della produzione industriale, più del 27% del totale degli investimenti pubblici e privati. Il bilancio di una guerra di media intensità persa. Gli errori poi nel fronteggiare quell'effetto li paghiamo ancora adesso. Sono errori numerosi, vari, ma la forza di ricordare alle classi dirigenti che non fanno impresa e non fanno manifattura e alla industria della comunicazione del nostro paese questi dati, voi dovete usarla. Mi limito a dire questo e finisce la mia troppo lunga introduzione. Io ho fatto caso a quello che è successo in quest'ultimo mese e mezzo. Che cos'è che unisce la vostra assemblea? Che cos'è che unisce il CERSAI, la più grande manifestazione annuale della ceramica italiana? Che cos'è che unisce il Salone di Genova, l'appuntamento annuale della cantieristica turistica da diporto e così via? Che cosa unisce infine la vostra assemblea a quello che è avvenuto a Milano 3 settimane fa, cioè la manifestazione annuale più alta del mondo della moda, della creazione del lusso nel mondo, che è il punto più alto insieme all'analogo evento fieristico annuale del mobile, del design e dell'intero calendario annuale della proiettività mondiale di Milano, cioè dell'Italia nel mondo. Che cosa unisce queste quattro cose? Il fatto che in nessuna delle quattro c'era un cappero di rappresentante del governo italiano. Sono delle quattro, un cavolo del rappresentante del governo italiano, come te. Sono distratti? I segmenti fondamentali che significano l'onore dell'Italia nel mondo sui mercati non sono degni dell'attenzione? Beh, questo vuol dire molto. Non faccio polemica, ma una politica che si distrae dall'ascolto di queste robe. Io, che sono libero di dire le mie cazzate, dico: dove ha la testa? Ne fanno a meno? Ne sanno di più di voi? Non credo, io mi limito a dire questo. Il problema è che anche in quel caso il pregiudizio culturale, secondo me, conta. Mi prendo la responsabilità di dire questo perché, e comincio con il dottor Nordio, mi chiedo quanto questo fenomeno della mancata percezione dell'importanza del vostro mondo abbia portato ad alcune vicende
che hanno cambiato il modo in cui chi deve investire da fuori in Italia nel vostro settore considera l'Italia. Perché, dottor Nordio, noi ci siamo trovati anni fa proprio su una vicenda che riguardava un gruppo siderurgico straniero presente in Italia, ad avere un collega suo, faceva lo stesso mestiere che faceva lei, quindi faceva il procuratore, e lo faceva a Venezia, lo faceva altrove, che ha iniziato a contestare incidenti sul lavoro che avvenivano in un impianto siderurgico ai manager, all'amministratore delegato in prima persona, a contestare fattispecie penali che erano nemmeno l'omicidio colposo, ma quelle col dolo. E questo aspetto, che ha a che vedere con il codice e che ha a che vedere con la sicurezza sul lavoro, non aveva nessun precedente in nessun paese al mondo. Trascuro la vicenda piemontese che riguarda gli effetti ambientali di una lavorazione che da anni non c'è più, di un altro prodotto. Vado direttamente al dunque. Dopo quella vicenda, nell'estate di 6 anni fa, inizia la vicenda Ilva. Anche in quel caso c'è una procura che, con interventi successivi nel tempo, forzando tanto visibilmente le attribuzioni date a un procuratore, a una procura nel nostro codice, da obbligare 2 successivi governi a sollevare conflitto di attribuzione di fronte alla Corte. Il terzo governo si arrenderà, ma 2 governi, Gozzi è il mio maestro in questo, provano a sollevare conflitto di attribuzione. Siamo arrivati nella vicenda Ilva Riva a un esproprio senza indennizzo, quindi violazione della Costituzione. Della tesoreria. 1. 2. Alla successiva autoattribuzione da parte del pubblico ministero, io parlo di autoattribuzione, sono poco rispettoso, ho detto denunciate, della facoltà di procedere al sequestro prima di parte degli impianti, poi del totale degli impianti, poi degli input di produzione, poi degli output di produzione, dei conti dell'azienda, oltre che del patrimonio dell'azienda, dei conti e del patrimonio di tutti i suoi azionisti. L'ho versato io. Nel tempo è avvenuto questo, la politica ha tentato di dire ma insomma è stata travolta, e a oggi quella vicenda rappresenta il precedente di fronte ai quali tanti miei colleghi stranieri, ma lo sapete anche voi, tanti gruppi che fanno il vostro mestiere all'estero, guardano all'Italia come un posto dove è quantomeno un po' rischioso arrivare. Perché allora la domanda che le faccio, io non le chiedo giudizi sui suoi colleghi, le dico ma non è che bisogna semplicemente pensare che a un magistrato che interviene su vicende che riguardano impatti economici di questo rilievo, noi stiamo parlando di un impianto che coeriva, che si dica, produceva utili, investiva secondo quello che veniva detto all'azienda di investire secondo l'ambiente. Le ricordo il precedente, libro bianco di Barucci, non cazzate di Giannino, che dice che negli 8 anni precedenti alla privatizzazione l'acciaio pubblico, cioè Finsider, ve la ricordate, voi ve la ricordate, in Italia non se la ricorda più nessuno, aveva bruciato la bellezza di 14.000 miliardi di lire in 8 anni. Questo è il precedente. In più il parco minerario aperto, che genera tanti problemi, a Taranto, l'ha costruito lo Stato, mica l'hanno costruito i Riva. In più in Europa, nel resto d'Europa, basta andare a Linz in Austria, beh, c'è la lavorazione a ciclo continuo vicino ai centri abitati, nessuno in Germania, in Austria, in Polonia ha pensato che in nome dell'ambiente e della salute, per carità, tutelabilissimi, si chiude tutto e si espropria. Lo abbiamo fatto solo in Italia. Allora, mi limito a dire, su questi precedenti cosa si può fare? Bisogna obbligare i magistrati a intervenire sulle vicende di impresa solo se ne sanno qualcosa, fare dei corsi specifici dopo il concorso, oppure bisogna dire è impensabile, ciascuno fa come vuole? Non lo so, ci dica qualcosa. Bella domanda. Spero si senta perché mi era caduto il microfono. Innanzitutto grazie per l'invito e per la vostra, non si sente, per la vostra cortesia nell'attenzione. Lei ha fatto 2 esempi molto significativi. Io li integrerei con un terzo, ancora più drammatico, che ha meno a che vedere con l'industria, ma ancora di più ha a che vedere con l'immagine dell'Italia nel mondo.
le domande non erano state concordate. Mi viene in mente questo esempio perché tra poco, tra qualche settimana, forse anche prima, andrà in onda una serie di trasmissioni televisive su una rete che riguarda una vicenda ancora più drammatica di quelle che il dottor Giannino ha espresso, quella di Ilaria Capua. Ilaria Capua, a parte essere stata nominata deputato nella legislatura precedente, era addirittura candidata al premio Nobel, era direttrice di un grandissimo istituto di ricerca scientifica nel Veneto, e è stata incriminata per gli studi che aveva fatto sull'influenza aviaria, è stata incriminata del reato di dolosa e preordinata diffusione di epidemie, praticamente come gli untori dell'epoca manzoniana, un reato che prevede la pena dell'ergastolo, cioè non uno scherzetto. L'indagine è durata 6 anni, o meglio, per 6 anni questa dottoressa è stata tenuta sulla graticola giudiziaria. In realtà le indagini non sono nemmeno state fatte, e dopo 6 anni si è concluso tutto nel nulla, nel senso che il fatto non sussisteva. La sentenza è stata: fatto non sussiste. Nel frattempo la dottoressa Capua, prima indignata, poi sconfortata, poi addolorata, poi annichilita, se n'è andata dall'Italia e dirige attualmente un centro di eccellenza della ricerca in Florida, uno dei più grandi del mondo. Abbiamo perso un grande cervello, abbiamo perso la dignità, abbiamo perso soprattutto quella poca fiducia nella giustizia che ancora qualcuno di noi teneva. Perché queste cose accadono? Accadono perché noi abbiamo 2 malattie mortali in Italia. Premetto che Platone diceva che è meglio avere una legge stupida e un giudice intelligente piuttosto del contrario. La legge può essere perfetta finché si vuole, ma se trovi un magistrato che sia o in malafede o che sia fanatico o peggio ancora che sia poco intelligente, non c'è legislatore che tenga, i danni saranno mostruosi. Però in linea generale noi abbiamo queste due malattie mortali. La prima è la proliferazione legislativa. Ne ha fatto prima accenno il Presidente parlando, l'ho sentito con molta attenzione. Noi abbiamo 250.000 leggi in Italia, in realtà ci siamo stancati di contarle, solo quelle penali sono 10 volte maggiori rispetto alla media europea. E chiaramente quando la proliferazione legislativa è così vasta, così quasi parossistica, tende a contraddirsi, e infatti noi abbiamo molte leggi che si contraddicono, soprattutto quelle tributarie che vi riguardano da vicino, per cui rispettandone una si rischia di, anzi molto spesso più che rischiare, se ne violano delle altre, e questa è la ragione per la quale quando arriva la Guardia di Finanza a fare un'ispezione qualcosa si trova sempre, non si può non trovare, perché, ripeto, rispettando una norma, un'altra norma o altre 2 norme vengono violate. Questo non è un disegno preordinato del legislatore che voglia punire i cittadini italiani per malvagità congenita, semplicemente che per insipienza e delirio proliferativo da anni si fanno le leggi senza guardare il compendio, senza guardare l'ambito nel quale si inseriscono, quindi manca l'omogeneità e manca tutto. Questa confusione enorme è la prima causa dell'incertezza del diritto, oltre a essere la causa della corruzione, ma di questo ne abbiamo parlato anche per radio, poi eventualmente se sarà il tempo potrei anche spiegare perché la madre della corruzione è la proliferazione legislativa. Però questa è la prima malattia. La seconda malattia che riguarda la magistratura è che in Italia innanzitutto le procure sono ciascuna una sorta di repubblica a sé stante. Ogni procuratore è un rex in re sua imperator, ma non da adesso. L'esempio più macroscopico e doloroso lo abbiamo avuto 20 anni fa e passa, quando imperavano i sequestri di persona e al di qua del fiume il procuratore della Repubblica bloccava i beni del sequestrato, per cui magari il sequestrato rischiava la vita, e dall'altra parte del fiume un'altra procura invece seguiva la strategia di pagare il riscatto.
Poi è intervenuta una legge che ha cercato di dare omogeneità bloccando i beni, che peraltro non si bloccavano lo stesso, però insomma ha anche funzionato, tant'è vero che per questa e altre ragioni i sequestri di persona sono finiti. Quindi le procure della Repubblica, ripeto, sono ciascuna una sorta di Repubblica che va per conto suo, e a questo si aggiunge l'altro aspetto giuridico, che da noi non esiste il principio anglosassone dello stare decisis. Nei paesi anglosassoni le giurisdizioni inferiori sono obbligate ad adeguarsi ai diktat, o meglio alle disposizioni, alle interpretazioni delle leggi delle giurisdizioni superiori. Deriva appunto da un vecchio sistema latino, lo stare decisis, per cui era obbligatorio adeguarsi alle decisioni dei giudici più alti. Questo da noi non esiste, e addirittura un magistrato, un GIP di una provincia qualsiasi può andare contro l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione e Sezioni Unite. E il fatto è che la stessa Corte di Cassazione, la nostra Corte Suprema, molto spesso le decisioni sono opposte. Non sono tra sezione e sezione, ma nell'ambito della stessa sezione. La Corte di Cassazione è divisa in varie sezioni, come le divisioni di un ospedale, ma nell'ambito della stessa sezione, che sono dove lavorano 10-15 magistrati, quando si riuniscono spesso gli uni vanno contro gli altri, per cui voi vedete che nella stessa sezione da un giorno all'altro la giurisprudenza cambia. Ecco, se voi mettiamo insieme questi problemi, cioè la complessità e la contraddittorietà delle leggi, la assoluta indipendenza e autonomia delle procure della Repubblica, lo svincolo da parte dei giudici, cioè dei giudicanti, di fronte alle interpretazioni dei giudici superiori, ecco, abbiamo come conseguenza questa confusione, questa disparità, quindi questa incertezza assoluta del diritto. Quali rimedi? Allora, alcuni sono impossibili, perché nella nostra Costituzione è scritto che la magistratura e anche quella requirente, cioè anche i pubblici ministeri, godono di un'assoluta indipendenza e autonomia, per cui è impensabile gerarchizzare i magistrati, bisognerebbe cambiare la Costituzione. Torniamo quindi al punto, bisognerebbe semplificare e ridurre il complesso normativo che abbiamo. Questa è la prima, la seconda e la terza parola d'ordine. E si può fare a costo zero, anzi si risparmierebbero tanti soldi, e avremmo sicuramente anche un accrescimento, posso dire, addirittura del PIL, perché sappiamo tutti, io ho l'onore di presentare ogni anno al Forum di Ambrosetti di Cernobbio il lavoro che facciamo annualmente sui danni che, in termini proprio monetari, la lentezza della giustizia, soprattutto civile, cagiona in Italia, e abbiamo fatto il calcolo che costa da 1 a 2 punti di PIL questa lentezza dei processi, che ci mette all'ultimo posto in Europa per rapidità, o meglio, della giustizia, e quindi per incertezza del diritto. E l'altra cosa da fare, oltre, ripeto, alla riduzione delle norme, è la semplificazione delle norme, perché una norma tanto più è oscura, ambigua e bizantina, e tanto più consente ai magistrati, sia ai requirenti che ai giudicanti, di interpretarla a loro modo. Contro però questi slanci un po' donchisciotteschi e un po', voglio dire, ideologici di magistrati, che essendo muniti, soprattutto nelle procure, di questo colossale potere di fermare una fabbrica, di chiudere un'autostrada, di chiudere un ospedale, eccetera, poiché il magistrato non può essere né rimosso né punito per una scelta sbagliata, l'unica soluzione, qui mi addentro sul tecnico ma cerco di essere il più possibile chiaro, è quella di devolvere a una magistratura superiore e collegiale questi provvedimenti che hanno una forte incidenza anche economica. Cioè, secondo me è assurdo lasciare che un ragazzo di 30 anni che magari ha appena vinto un concorso, solo perché ha in mano la firma della Procura della Repubblica e quel giorno è di turno, possa prendere provvedimenti così importanti. Questo vale anche per la custodia cautelare che viene chiesta da un PM e concessa da un GIP. Io sostengo da sempre che per mandare in galera una persona prima del processo
non dovrebbe essere sufficiente la firma di un giudice solo, dovrebbe esserci una sorta di chambre d'accusation, come hanno i francesi, cioè un giudice collegiale, quindi tre giudici anche di una certa esperienza, e lo stesso principio io lo applicherei ai sequestri e a tutte queste forme di cautele, come si dice, patrimoniali. Certo, il fatto stesso, un'altra cosa, è che quando un provvedimento giurisdizionale incide su un'attività economica primaria, si diano dei tempi estremamente certi e limitati entro i quali questo provvedimento può essere confermato o può essere eliminato da una giurisdizione ancora superiore. De Gaulle direbbe vasto programma, è un programma molto, molto difficile, perché la magistratura è sempre molto conservatrice e, ultima cosa, la politica ha paura della magistratura, perché sono 25 anni che è subalterna dei tempi di Mani Pulite e ha paura di mettersi contro l'ANM, questo va detto, ma non lo dico adesso perché da un anno, non sono più, l'ho scritto 20 anni fa, sono stato anche chiamato davanti ai probiviri per rispondere anch'io della mia, con qualche... delle mie idee. Ecco, purtroppo il discorso finale sta alla politica. Se la politica avesse coraggio, se la politica capisce benissimo questi problemi, ma non ha il coraggio di affrontarli e non ha il coraggio di risolverli, perché basta che l'associazione dei magistrati dica una cosa e si ritraggono intimiditi. E qui però mi fermo, perché la politica ha delle ragioni che la ragione non conosco. Ecco, sì, in effetti. La conclusione è questa. Vi faccio solo osservare che negli ordinamenti di paesi avanzati, quindi non parlo della generalità dei paesi OCSE, non parlo della Turchia, dove i problemi della legge si sono risolti ultimamente mettendo i magistrati al servizio di Erdogan, i paesi complessi, le decisioni che hanno a che vedere con impatti economici rilevanti vengono assunte da giudici superiori. Cioè, se avete un'idea di come funziona, per esempio, l'organizzazione dei circuiti delle corti americane, ci sono. Allora, il problema è continuare a non vederle queste cose. Ecco, questa è una domanda alla quale un paese avanzato che ha problemi, oltretutto nella sua economia, secondo me commette un errore a non farlo. Quindi io purtroppo sono d'accordo, il problema è solo la politica, perché i politici consapevoli di questi ce ne sono, non fosse altro perché un certo numero di loro è passato attraverso le maglie di fuoco, no? Del sistema giudiziario, quindi sono dovuti diventare consapevoli per forza. Però resta il fatto, questa l'aggiungo io come nota, quando sono avvenute le vicende che hanno riguardato il vostro settore, domanda retorica di Giannino, il resto dell'industria della manifattura italiana se l'è sentita di fare una battaglia? La risposta la sapete, non ve la devo dare io. Ecco, interroghiamoci su questo però, perché questa è l'altra faccia del problema, cioè l'assumere come attitudine nell'autopercezione del peso da rappresentare nella consapevolezza, nel senso di sé di un paese avanzato, nel tempo manca anche in classi dirigenti che non hanno il vincolo dei politici. E questo è un altro pezzo fondamentale, secondo me, io sono sicuro che Giulio Sabella pensa allo stesso modo, poi lo sentiremo, della crisi italiana. Pensate, e adesso andiamo ad Alberto Clò, pensate a quanto pesa questo fattore, cioè il mancato esercizio di una voice all'altezza di che cosa si rappresenta, dell'impatto che ha nell'economia italiana, dell'impatto che ha nella produzione di reddito, nella distribuzione di reddito, perché poi l'idea che le imprese vivono sulla luna invece che dare reddito e lavoro è una tipicità di paesi che hanno un problema di ostilità di lungo periodo non risolto nei confronti dell'impresa. E l'Italia un po' è questa. Non è che sono colpevoli gli italiani, noi ci siamo arrivati tardi e male a questo tipo di acquisizione di consapevolezza. Però l'energia e il dibattito delle scelte energetiche pubbliche negli ultimi anni, a dire la verità non solo in Italia, perché la grande piega delle conferenze internazionali contro le emissioni non è un fenomeno solo italiano, ma la declinazione che c'è stata in Italia in questi anni delle priorità per gli incentivi A, B, di chi le paga, C,
degli effetti sul mix produttivo italiano. Beh, a propria volta esprimono la mancanza della voglia di intervenire con voce alta e decisa su queste scelte qua. Io ho una preoccupazione e voglio sentire come la pensa Alberto Clos su questo. E vi dico subito che io pensavo che l'attuale governo, per la componente 5 Stelle, sono esplicito, indicasse fin dall'inizio il piano energia e clima che ci aspetta come decisione da assumere, da consegnare in Europa l'anno prossimo, come uno dei drive fondamentali, oltre al reddito di cittadinanza, va bene, eccetera, eccetera. Perché loro sono titolari di una visione che io temo molto, a dire la verità, e che però è molto popolare e il cui sostegno è molto diffuso al di là del voto ai 5 Stelle. Cioè che rispetto a un'impostazione che dichiarava di dover tutelare gli energivori, dichiarava, perché poi nei fatti i risultati, chiediamo a Alberto Clos se è andato davvero così, adesso dice no, bisogna bastonarli, una volta per tutte bisogna bastonarli. Perché i rinnovabilisti devono avere tutto. C'è un'analisi di costo economico di questa roba qua dietro, vera, corrispondente agli interessi del nostro paese, oltre che europei? A. B. Chi paga questa roba qui? E faccio tre esempi. Voi credete davvero sulle grandi scelte aperte che ci vengono considerate dalla strategia energetica nazionale e a cui bisogna dare risposta nel piano energia e clima? Voi credete davvero che si faranno, come diceva sul punto specifico, investimenti per 17-20 miliardi di euro se un governo oggi decidesse di abbattere del tutto la residua potenza elettrica in cui utilizziamo ancora il carbone? Poca roba rispetto ai tedeschi che riaprono le miniere di lignite, tanto per essere chiari. Voi ci credete? Io non ci credo. Credo al fatto che qualcuno potrebbe decidere di uscire dal carbone senza minimamente fare gli investimenti, dicendo tanto li mettiamo nella parte in bolletta di onere di sistema, che bisogno c'è, come abbiamo fatto fino a questo momento. Secondo esempio, c'è la grande foga adesso di dire che facciamo tutte le auto elettriche, facciamo sto grande favore alla Cina, va, perché, scusate se sono sincero in questo. Dopodiché mi spiegate se mettiamo, torniamo a incentivi a quel punto per miliardi, se prendo la lettera di Maio che vuole una quantità di parco circolante entro pochi anni, tutto elettrico, miliardi, e cosa facciamo? Facciamo pagare a chi ha meno reddito il costo per far comprare la macchina elettrica a chi ne ha di più? Ma davvero, davvero vogliamo fare questo? Allora, io mi limito a questi esempi qua. Però io temo molto, Alberto, che non abbiamo tirato il bilancio pubblico di che cosa è successo in questi anni e le classi dirigenti italiane, se questi signori insieme ad altri non intervengono con voce alta, ci potrebbero aspettare delle decisioni ancora più gravi. Non voglio fare il pessimista, ma tu come la pensi? Sì, spiace in questo clima di festa, grazie innanzitutto per essere stato invitato, cioè aggiungere sale sulle ferite, cioè... L'energia è stata una palla al piede dell'industria italiana, soprattutto del settore energivori. Il mio timore, che si basa non su presunzioni strane, è che diventerà sempre più una palla al piede. Arrivo subito alla conclusione. Le due ragioni sono due. Una è la scellerata politica climatica europea. La seconda sono le liberalizzazioni tradite. Io penso che riguardo a questo secondo punto sia il momento che prendiate atto in maniera realistica che la liberalizzazione osannata 15-20 anni fa non ha dato affatto i risultati attesi. Cioè capirne le ragioni, non per tornare indietro ma per rimuoverle. Il mercato ha fallito, punto. Ha fallito riguardo ai prezzi, ha fallito riguardo agli investimenti, ha fallito riguardo, diciamo, la concorrenza. E non è un caso che l'icona delle liberalizzazioni, la Gran Bretagna, osannata dai nostri iperliberisti, non da Giannino forse, oggi è l'icona del neodirigismo. In Gran Bretagna non c'è decisione che non passi attraverso il governo. E il mercato non è più, diciamo, al centro di il piano energia clima deciderà del vostro futuro,
ma non per qualche punto percentuale dei costi, ma per la vostra stessa esistenza. Allora la domanda è, uno, c'è consapevolezza di questo? Due, ma i contenuti di questo piano energia climatica sono oggetto di un minimo di dibattito almeno pari al reddito di cittadinanza? No. E questo avviene anche, e bisogna dire, scusate se, pur essendo ospite, per il silenzio della Confindustria. Tutta la politica climatica energetica di questi anni ha visto dei vinti, voi, e dei vincitori, ma non c'è stato nessuno che abbia denunciato perché dovevano esserci dei vinti che non avrebbero mai dovuto vincere, a cominciare dalla Cina, e ci sono stati dei vincitori, e invece sono stati dei vincitori. In 15 anni, pochi dati. I prezzi del gas più 40-50%, più 40-50%, prezzi dell'elettricità fino al 70%. La promessa era che il superamento dei monopoli e bla 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 avrebbe dovuto portare a più efficienza, minori costi, minori prezzi. Con questi minori costi che dovevano andare a vantaggio delle imprese che facevano efficienza aumentando i profitti, no, e in parte i consumatori. Non penso che nessuno se ne sia accorto. Le cose andranno peggio, ma non solo riguardo al breve, e guardate che diciamo si va verso un rischio di un'altra esplosione dei prezzi del petrolio e quindi del metano e quindi dell'elettricità. La causa è interamente le sanzioni americane all'Iran. Oggi il mondo dispone di una spare capacity, cioè di un margine di flessibilità dell'1%. In questi anni ci hanno ammorbato del fatto che le rinnovabili aumentano. No, se c'è una fonte che ha aumentato la quota di mercato dell'energia è il petrolio, che sta raggiungendo quest'anno i 100 milioni di barili. Arrivare a dire speriamo che la crescita cali così la domanda si raffredda, no, dà conto della, diciamo, fino al 2000, sono i dati che parlano, fino al 2000 l'Europa aveva i minori prezzi dell'energia nel mondo. Nel mondo. E l'Italia stava ancora più bassa. Magari erano prezzi politici, per carità. Oggi l'Europa ha i prezzi dell'energia più alti. E questo distacco tra l'Europa... Noi abbiamo l'elettricità due volte l'America... E abbiamo sui gas fino a 4 volte. È vero, molto di questo è dovuto al miracolo della Shale Revolution, ma una parte di questo, non solo. Il nostro distacco tiene conto anche di un aumento delle imposte. Quindi dicevo, la prima ragione da cui derivano poi le scelte, diciamo, interne, temo quelle che verranno, è la scellerata politica europea. Kyoto è stato un totale fallimento che è costato 60 miliardi di euro all'anno. All'anno. E questa scelleratezza è ancora più elevata se tiene conto che non è valsa a ridurre di una sola tonnellata le emissioni di CO2. Perché i dati che ci danno sulla riduzione delle emissioni sono totalmente falsi. Kyoto cosa ha causato? Un aumento dei costi interni per le imprese e per le famiglie, evidentemente, e ha causato la delocalizzazione delle industrie, specie energivore. Noi abbiamo esportato carbonio, abbiamo esportato, la Cina ci ringrazia anche su questo. Abbiamo esportato produzioni industriali. Meno 25% dicevi di, e importando poi i prodotti. Allora se teniamo conto delle emissioni che stavano dentro quei prodotti si vedrebbe che l'Europa ha aumentato, che la politica di Kyoto ha aumentato le emissioni globali. Che ci sia stato uno, non Cloche, con le mie forze, che denunciasse questo, per evitare che si prosegua su quella strada, vabbè, non c'è stato nessuno. Tra l'altro
Il nostro paese, ancor più adesso, non so come mai il ministro Costa sia diventato un fondamentalista, no, di queste politiche climatiche. Diciamo poi che Parigi, che dopo Parigi, dopo il fantastico accordo in cui i 196 non riuscivano a stare dentro un'unica foto, Parigi è stato una enorme delusione, non è stata una svolta storica. Parole al vento. Dopo Parigi le cose dal punto di vista climatico sono, due punti, nettamente peggiorate. Per una ragione molto banale, perché l'economia è cominciata a crescere e più crescita richiede più energia. E quindi più crescita, più energia, più emissioni. Anche in Italia, dati che però non vengono diffusi, un unico dato che ho visto l'altro giorno, impressionante. È vero, le fonti fossili sono la principale causa. La seconda, emissioni antropogeniche, eccetera. La seconda causa è la deforestazione. La deforestazione che porta alla desertificazione, eccetera, eccetera. Perché i paesi poveri sono quelli che hanno contribuito di meno all'aumento all'effetto serra, ma sono di quelli che ne pagano di più le conseguenze. Ebbene, dal 2015, dicembre, ad oggi, la deforestazione è aumentata di un'estensione pari alla Nuova Zelanda. Quindi non c'è un paese che abbia adottato politiche severe che non possono essere unilaterali. È inutile che l'Europa si creda la più verde del reame. Continuando, perseverando, l'Europa ha deciso recentemente di innalzare l'asticella degli obiettivi al 2030, di farlo unilateralmente, per mettersi la coscienza a posto, ma generando danni all'economia e all'ambiente, di innalzare l'asticella del calo delle emissioni dal 30 al 40, dal 40 al 45%, ma 15 paesi, tra cui l'Italia, ha detto no, è poco, è poco. 55. Allora io dico, perché non 60? Perché c'è la lobby delle ma non è che queste asticelle vengono indicate sulla base, diciamo, di analisi costi-benefici, la fattibilità stessa, no. Questo cosa significa? E qui veniamo soprattutto al caso italiano, poi vado a ridurre. In Italia i prezzi sono aumentati, vi ho detto i dati prima, ma non sono aumentati per il mercato. Dentro i prezzi c'è una parte extramercato amministrata e una parte di mercato che è l'energia. In realtà noi quando paghiamo l'energia, non paghiamo l'energia, paghiamo tasse, imposte, chiamatele come vi pare. Come con la benzina, dove su 1,50 uno lo diamo direttamente a via 20 settembre e in cambio per la nostra generosità ci danno anche un po' di benzina. Allora, se guardiamo gli ultimi 10 anni, i prezzi sono aumentati a due cifre, come vi ho detto, per la componente amministrata. Quindi non per effetto energia, anzi il prezzo del petrolio calava. Sono aumentati per gli incentivi, sono aumentati per i costi di sistema, dove c'è una manipolazione del mercato da parte di quelli che Gozi ha chiamato in una bella intervista l'altro giorno monopoli risorgenti. Hai sbagliato, Antonio, perché i monopoli non sono mai caduti, sono sempre rimasti vivi sotto diversa forma. Questa componente amministrata, che quindi non è l'energia, è passata dal 30% al 66%. Solo negli ultimi due trimestri il mercato, no, si è vendicato per l'aumento dei prezzi del petrolio. Vado a concludere. L'asticella che, diciamo, ha fissato l'Unione Europea, sia per le emissioni, sia soprattutto per le rinnovabili, portandola al 32%, significa che per raggiungere quell'obiettivo è necessario una straordinaria ripresa degli investimenti. Gli investimenti sono cresciuti in maniera esponenziale fin tanto che c'erano gli incentivi.
incentivi che ci costeranno nel periodo, nell'arco di tempo in cui sono conosciuti, 240 miliardi di euro. 240, è stata forse quella decisione soggetta a un qualche dibattito pubblico? Vi è stata una consapevolezza? No, è avvenuto attraverso il gioco delle tre carte, degli emendamenti, senza che nessuno se ne accorgesse. La conclusione qual è? Che se l'Italia dovrà, e dovrà, perché è obbligatorio farlo, aumentare nei prossimi 10 anni, no, enormemente, le rinnovabili, dovranno mettere mano un'altra volta agli incentivi. Proprio nel momento in cui tutti sostengono che queste fantomatiche rinnovabili, che poi è il solare e l'eolico, abbiano raggiunto la piena convenienza rispetto a... Allora io dico, se sono pienamente convenienti, zero incentivi. No! Se andate a vedere le audizioni in corso in Parlamento sul decreto rinnovabili, che tanto sta a cuore neanche, diciamo, a una delle due parti del governo, vi è una richiesta, li ho contati, di 20 nuovi incentivi. Poi per rendere più gradevoli li chiamano in altri modi, no? Soprattutto con espressioni inglese, capacity payment, qui e là, su e giù. Quindi la conclusione è, non per rovinarvi la festa, che il mio timore è che le cose potrebbero peggiorare se non ci sarà da parte non solo dei vinti, ma del sistema paese una, diciamo, presa di posizione molto dura, che almeno renda conto al paese e all'opinione pubblica chi paga in debiti costi e chi incassa in debiti vantaggi. Grazie Alberto. Non vorrei dirvi, ma Alberto vi ha richiamato un problema che ancora una volta riguarda la comunicazione, perché questo è il punto. E io mi rendo conto, avendo il mio editore Confindustria, avendo lavorato per il presidente nazionale di Confindustria, lavorando per Asso Lombarda, che adesso quello che dico è in questa sede eterodosso, cioè. Però avete sentito, il professor Sapelli a un certo punto ha detto a bassa voce la cosa che sapete benissimo, cioè alla testa dei rinnovabilisti c'è un grande gruppo italiano che ha scommesso tutto, legittimamente, per carità, su questo. Non proprio un'impresetta, insomma, anche nella geografia interna di Confindustria, visto che è l'Enel. Allora, legittimamente la filiera dei rinnovabilisti combatte con artigli adunchi per orientare quelle scelte che avranno un impatto decisivo, non su di voi come singole imprese, sull'importanza di quello di cui adesso parliamo con Giulio Sapelli per l'economia italiana. Bisogna, al netto degli obblighi di stare tutti in un sistema di rappresentanza unito che si chiama Confindustria, che come c'è chi combatte con una certa energia per quel fronte, voi vogliate e sappiate fare altrettanto, perché è una questione non di sopravvivenza, di equilibrio del modello italiano produttivo. Questo è il punto di fondo, è un punto di fondo, perché mobilitare, stante la scarsità delle risorse italiane, punti di PIL come avverrà nei prossimi anni per obiettivi di questo tipo è insensato per le conseguenze che ha per l'economia italiana. Noi abbiamo delocalizzato in Cina, prodotto più emissioni e ci riempiamo la bocca di essere ai vertici di questa roba. È la stessa cosa che capita a chi fa il mio mestiere, a ogni conferenza internazionale come quelle citate, quando fai notare, ma com'è che i presidenti degli Stati Uniti, a dire la verità, a quelle conferenze erano democratici, ma com'è che come il peggior repubblicano, perché ovviamente i presidenti repubblicani godono in Italia di essere dei famigerati rappresentanti del Ku Klux Klan, no? Ma dice, ma com'è che anche i democratici fanno marameo a tutte queste scelte dell'Europa? È andata così, no? Compreso Obama, il riveritissimo Obama. Obama ha fatto marameo esattamente come Clinton. Dice, vi volete interrogare, cari giornali italiani, sul fa? E la risposta è, ti buttano fuori dal ring perché dicono, ah, ma quelli dell'ambiente se ne fottono gli americani. Se l'ambiente se ne fottono?
o hanno a cuore il fatto di avere un'economia, degli occupati, del fatto di non regalare produzioni a qualcun altro per reimportarne i prodotti a maggiore emissioni. Ecco, questo tipo di dibattito, questi grandi giornali italiani, vi garantisco, è impossibile fare, anche perché prende gli schiaffi. Io li prendo da una vita, sono così contento. Però non cambio niente se voi non vi battete. Questo è il problema di fondo. Perché, chiedo a Giulio, quanto tu credi davvero al rischio che sia ineluttabile questo fatto che ci siamo convinti che non c'è più bisogno di cemento? Non c'è... Pensate alle costruzioni. Le costruzioni sono in Italia il segmento che ha più perso valore aggiunto, occupato, eccetera. E ci raccontiamo questa storia dicendo, vabbè, è un effetto darwiniano. Amen. No? Non è che siamo convinti che a quel punto dovevamo andare a costruire nel mondo. No, noi abbiamo rinunciato al 37% della cosa. E chi se ne frega? Cemento ce n'è bisogno? No. Ma perché noi non possiamo importare dall'estero tutti i laminati piani di cui ha bisogno la Fiat? Allora, siccome siamo a un punto in cui le cose sono già così, Giulio, cosa bisogna fare secondo te per invertirlo? A meno che tu non ci dici. Oramai è passato il punto storico in cui un paese su questo ci ha rinunciato. Cioè, come si fa a costruire una classe dirigente che su questi temi non ci faccia sembrare dei pazzi lunatici? Perché fino a questo momento tutto quello che abbiamo detto qua, fuori di qua, ti vale l'accusa di essere un pazzo lunatico al servizio di chissà quali non dichiarati interessi. Non gente che persegue l'interesse di avere più occupati, più reddito e imprese che combattono sui mercati oltre che meglio in Italia. Tu che dici? Dunque, prima di rispondere, lasciatemi ringraziare i padroni di casa, non dello stabile, ma della comunità di destino che ci ha invitato, i siderurgici. Antonio, il nuovo presidente, mi avete dato l'occasione di vedere dei vecchi amici, anche qualche politico amico, uno ma che ho visto lì seduto, no? E ho rivisto Giampiero Castro, che conosco da 40 anni, e quindi sono molto emozionato. E ho capito che cosa diceva Cesare Pavese, che diceva si comincia a invecchiare quando ci si commuove. Pensavo fosse una stupidaggine, invece era vero. Beh, innanzitutto noi tre teniamo il punto qui. No, voglio dire questo, che è vero. Noi teniamo il punto. E quindi ci possono dire che siamo dei pazzi morali, come diceva Pareto, no? Pazzi morali, che siamo delle persone che hanno oscuri interessi quando... Non lo siamo, facciamo qualche marchetto ogni tanto, ma come siamo normali, un professore in pensione, che cazzo vuoi fare? Ecco. Ma io mi ricordo Claude, siamo stati assieme parecchi anni nel Consiglio del Regno. Io all'inizio ho avuto un tentennamento, poi ho capito bene chi erano questi qui, poi insomma io sono nato nel petrolio, forse più di lui per certi versi come attività. E mi ricordo che lui una volta mi disse, vedo che hai delle simpatie per i neofiti, ti ricordi? Sì. E devo dire, io ho detto, sono andato a casa e disse a mia moglie, accidenti, sai che Alberto mi ha detto questa cosa? E ci ho meditato. Quindi noi abbiamo tenuto il punto. Perché siamo a questo punto? Vuoi che te lo dica? Ci sono due cause fondamentali. Uno, perché abbiamo perso la battaglia della dignità del lavoro operaio. Perché non abbiamo reagito a quell'evento tragico della borghesia italiana che è stato il 68. Lì il crollo, io ho scritto delle cose, scrissi anche un libro, me lo feci quando lavoravo, avevo un ottimo rapporto con Intersin, con Paci, mi chiesero di scrivere un libro illeggibile, perché io un tempo leggevo, scrivevo difficilmente. Scoprì poi che avevo degli studenti che ci facevano dare dei soldi perché traducevano i miei libri che facevo portare agli esami. E poi quando ho cominciato a scrivere per gli inglesi ho capito che la divulgazione è anche un'arte. Scrissi un libro che si chiama L'Italia inafferrabile, dove qual era la mia tesi? Che la società industriale era durata troppo poco in Italia.
cosa vuoi, voglio dire, misurata per gli occupati. Era nata negli anni 50, perché prima, va bene, c'era stato un tentativo della massoneria nittiana attorno a Francesco Saverio Nitti, no? Grandi libri di Nitti, L'elogio della forza, l'indulto, l'INA, la secolazione. Beneduce, Stringer, che diceva, che, con chi ce l'avevano? Con Luigi Naudi, no? Che diceva l'Italia deve rimanere un paese di agricoltori e di commercianti. Vabbè, invece questi hanno detto no, la conquista della forza, il libro di Nitti. Poi nel 45 i cattolici, Paronetto, Allieri, no? Paronetto, Giorgio Ceriani Sebregondi, tutta gente che non si sa più chi è, no? Saraceno forse si sente perché c'è una figlia che dice delle cose alla televisione ogni tanto, ma tutta questa storia, no? della che dietro c'era il libro di Fanfani che falsificava Max Weber, no? Dice ma come? L'industrializzazione è nata nell'area di insediamenti stabili territoriali, la Lombardia più cattolica del mondo, quindi cosa ci viene a dire Max Weber che solo i protestanti fanno? Cioè, ecco, quindi c'era questa grande forza. Naturalmente quando arriva il 68 la borghesia italiana cede, e naturalmente non solo, dato che lì avevano una strana idea, io mi ricordo, cioè, chi ha diretto la stampa poi, chi ha diretto il Corriere della Sera, quelli che svaligiavano le armerie, no? Cioè, io me li ricordo. Quindi c'è stato questo crollo della borghesia perché era fragile, naturalmente quella borghesia, qui mi rivolgo a Nordio, noi abbiamo perso una grande occasione, ha ragione, perché noi abbiamo preso il codice napoleonico senza lo Stato napoleonico. L'idea di Minghetti, di Luzzati, di schierarsi con gli inglesi, di andare con la common law, infatti se uno legge la storia del diritto, che se uno che fa un po' di storia dell'economia non può non studiarla, gli inglesi dicevano pensate come voi, come noi, ma scrivete in francese, fate le leggi alla francese. Cioè, la common law, la common law è un sistema giuridico superiore, perché il cittadino non è suddito, prima viene la società, poi viene lo Stato. Il principio di sussidiarietà lo inventano Giuseppe Tognolo e la common law, cioè questo è il cattolico. Bene, e noi quindi abbiamo perso quella battaglia lì, Santi Romani, Santi Romano ci ha seppellito e ci ha dato questo codice napoleone senza lo Stato. E poi però c'è un'altra battaglia che abbiamo perso e che non abbiamo tenuto duro, parlo del mondo dell'industria. Sono due cose che la classe dirigente, chiamiamola la borghesia nazionale, possiamo accettare questo termine? Ha perduto due battaglie, uno nell'istruzione tecnica e professionale dando una dignità, io vi racconto cosa capita, io ho fatto l'avviamento al lavoro, cazzo, ho fatto l'avviamento al lavoro, perché mio padre faceva il tipografo, dovevo fare quello che faceva lui, era un operaio tipografico, va bene? Ma sapete qual è la domanda che mi hanno fatto, io mi ricordo ancora adesso, avevo 13 anni. Per superare l'esame dell'avviamento del lavoro, perché facevamo storia della musica all'avviamento al lavoro. A un ragazzo di 13 anni, giovane operaio, destinato a fare il boccia, gli hanno detto che differenza c'è tra la riforma operistica di Gluck e la riforma wagneriana? Cazzo, glielo vai a dire uno che fa il liceo adesso non lo sa. È vero? Non sa neanche chi sia Gluck. All'avviamento al lavoro facevamo storia della musica. L'Istituto Tecnico Serale, io ho fatto quella roba lì, cazzo. Va bene? Quando sono uscito ne sapevo più dei liceali di oggi. Cioè noi abbiamo drenato, emasculato l'educazione tecnica e professionale. Abbiamo fatto passare, hanno vinto le mamme, cui è impossibile una decimazione, non si può fare, perché ci sono i diritti umani, che vogliono tutti i figli laureati. Fare l'operaio è una... Io ho una vecchia amica, che chiedo la mia salvezza, che a 19 anni sono andato in Olivetti, perché ero bravo in matematica, e ho incontrato Momigliano al sindacato. Io sono sempre stato così, ancora adesso sono iscritto alla Federazione Pensionati della CISL. Sono un coglione, ma io continuo a pensare che c'è la necessità. Benissimo. E io poi dopo sono andato avanti perché l'Olivetti mi pagava la trasferta da Ivrea a Torino perché io facessi gli esami.
E il patto che facevo con quell'azienda era di starci lì tutta la vita, ragazzi. Voi avete permesso che i giuslavoristi, Treu e company, e i magistrati vi espropriassero dell'organizzazione sindacale e delle relazioni industriali. Lo statuto dei diritti dei lavoratori è stata una bestemmia. Le persone che sapevano l'industria, Giorgio Amendola, Pastore era già morto, mi ricordo i dibattiti nella CIS, Storti era, non era favorevole. Quella è stata la prima fine, poi avete di nuovo il job out. Quindi abbiamo perso su questa cosa qui, di dare dignità a chi lavora e di batterci per dare dignità a chi lavora nelle nostre fabbriche. Sapete perché l'industria degli stampi sono così in crisi? Ma perché non trovano gli operai e, come ha detto giustamente il Presidente, io l'ho applaudito, il neo Presidente, l'ho applaudito distinto, è il partenariato nella formazione che dobbiamo fare, farlo là e far capire che se ci sono gli immigrati dobbiamo ricostruire una identità dell'industria all'interno dei paesi emergenti. Altra cosa, rispondo alla tua domanda, è una cosa che interessa a voi. Un tempo gli industriali, piccoli o grandi che fossero, cercavano di avere un rapporto con gli intellettuali. Un rapporto con gli intellettuali. Civiltà delle macchine, comunità, vabbè. Ma anche la piccola rivista dei piccoli e medi venditori. Adesso voi avete rapporto solo con i consulenti. Con? I consulenti, cazzo, che gli dicono quello che pensano che loro vogliono. E quindi generalmente vanno dal culo poi. Generalmente vanno dal culo. Perché questo qui non dice, cosa gli dico? Beh, quello che lui ha piacere che gli dica. Perché così mi paga, cazzo. Allora, capite? Allora, dire, dov'è la classe? I nostri amici dell'industria sono classe dominante, ma non dirigente. Sono il potere situazionale di fatto. Però il potere situazionale di fatto deve sempre essere, deve avere l'aspirazione di diventare classe dirigente. E come diceva Fitte, qual è la classe dirigente? È quello che pensa al benessere della comunità in cui vive, e quindi alla patria. Perché fino adesso un'altra comunità non l'abbiamo trovata. Dico la patria, non la nazione, che è un concetto antagonistico. La patria è un concetto inclusivo. Formare gente che ha un colore diverso dal nostro, ha una fede diversa dalla nostra, o non ha nessuna fede, ma la integro. Però devi entrare in un sistema di regole, di comunità di destino, in cui c'è la libertà di religione, c'è tutto, ma devi avere una comunità di destino. Questa è la comunicazione che serve all'industria. Parliamo di cose serie, cazzo. Ma perché Salvini sbaglia il suo messaggio? E perché la Lega non è quello che dovrebbe essere oggi, il partito della borghesia nazionale? Perché queste industrie, grandi o piccole o medie, è ciò che rimane della borghesia nazionale. Ma perché? Perché il suo consulente è un esperto di social media. Non è il vecchio Miglio che gli avrebbe detto forse qualcosa di più. Che faceva il consulente di Cefis, io me lo ricordo. Cefis, l'ho intervistato, mi ricordo quando l'AGI Petrolio mi aveva dato l'incarico di figurati, compito impossibile, scrivere una biografia di Cefis. 12 volte a Zurigo sono andato. E non sono riuscito ad arrivare dopo il 45, cioè mi parlava sempre della resistenza, no? Ogni volta che dicevo Mattei Lenin, poi l'ultima sera mi ha detto, guarda, sapevi, non mi dava del tuo, io, domani non devi più venire perché parto per il Canada. Ho capito che qualcosa cambiava, anche nella storia d'Italia. Allora, cosa voglio dire? Voglio dire che noi dobbiamo tenere il punto, perché dobbiamo far capire soprattutto ai giovani che l'industria è la condizione di sussistenza delle nuove tecnologie e dell'apertura agli asset immateriali. Tutto quello che c'è in questa stanza, correggimi se sbaglio maestro, tutto quello che c'è in questa stanza sono derivati del petrolio, no? Quasi tutto, no? Se abbiamo in tasca un'aspirina è un altro derivato del petrolio,
Se le signore si mettono della ciglia così, è un derivato del petrolio. Naturalmente tu devi far capire ai ragazzi oggi come mai, se tu vuoi continuare ad avere questi vantaggi, abbiamo le tecnologie per fare la raffinazione più pulita del mondo, devi passare dalle raffinerie, così come sono gestite adesso, a una raffineria fondata sul gas. Allora la TAP ti serve, no? Allora, però questo bisogna farlo attraverso una grande iniziativa nelle scuole. E soprattutto bisogna riprendere il gusto di scrivere e di parlare dell'industria. Io ho riletto in questi giorni, perché l'altro giorno sono andato a Potenza a fare una conferenza all'università per la Fondazione Mattei, di cui sono ancora consigliere anziano, fin quando poi non considerano che sono troppo rincoglionito. Adesso sono consigliere anziano e con dei ragazzi che io amo molto e che mi vogliono bene. Mi sono riletto un libro di Pioveni che si chiama Viaggio in Italia. Vi consiglio di leggerlo. Bernabé mi aveva detto come mai aveva, io sono stato molto amico di Ettore Bernabé tutti gli ultimi anni, quando lui era poi anziano. Mi diceva: sai come ho fatto questo libro? Avevo bisogno di fare dei, pensavo a dei corti sulle regioni italiane. Naturalmente noi non potevo dare dei soldi, perché la RAI allora, altra cosa su cui abbiamo perso la battaglia, faceva tutto all'interno, non esternalizzava. Incontrai a Padova questo vecchio conte, che mi aveva letto un libro, il conte che appunto scriveva delle cose bellissime, gli dissi: senta conte, io non posso dargli dei soldi, però ho spese illimitate in autisti, alberghi e ristoranti. Lui partì e stiede tre anni, no, dal 53 al 56. Bene, in questo libro, sapete Pioveni di che cosa parla? Un conte veneto, straordinario, che ha scritto dei libri bellissimi. Ogni dice: a che punto è l'industria in questa regione? In campagna dà delle lodi all'intelligenza degli ingegneri napoletani e dice: guardate Napoli, è quella che ha più gallerie. E chi le ha fatte queste gallerie? Beh, in fondo il Partito Comunista d'Italia dove è nato? Mica Torino, è nato a Napoli, con l'ingegner Bordiga. Con l'ingegner Bordiga, il vecchio socialismo industriale. Il sud è a Salerno, siete mai andati? Salerno è una città più pulita di Zurigo, perché c'era l'unica industria. Allora io quello che voglio dire, dobbiamo far capire che l'industria è l'elemento di civilizzazione. Io sono nato a Torino, come lui, da un operaio torinese e da una madre siciliana, che è venuta su quando aveva 4 anni. Mio padre gli diceva: l'uma salvate dalla barbarie, quindi andava via. Però, ma chi ha dato dignità agli immigrati meridionali? La Chiesa, i sindacati, perché hanno fatto un grande lavoro, giusto, fino a quando non è arrivata la catastrofe dell'autunno caldo, e poi dopo l'industria, perché lì ti prende... Ti prendeva, ti faceva fare la doccia, ti faceva la roba, ti dava la necessità. Ecco, la gente andava a lavorare con la camicia e la cravatta, gli operai di linea. Adesso guardi, apri la televisione e vedi gente che ha i tatuaggi anche davanti e sono i miti dei ragazzi d'oggi. Ecco, allora io voglio dire che noi dobbiamo far capire, comunicare che cosa siamo. Che nelle nostre fabbriche si può... far cuocere un uovo per terra, perché voi andate a vedere le fabbriche degli altri paesi, ma voi lo sapete meglio di me, avete mai visto le fabbriche americane? Tutte arrugginite, non puoi camminare, uno che ha un problema di gambe come me cade dopo 3 passi. Cazzo, ma avete mai... Io la cosa che vorrei fare è trovare uno sponsor tipo Bernabei con Piovene per descrivere le fabbriche che noi abbiamo. Passate sull'autostrada, ma vedete che fiori di stabilimenti. Bene, alcuni sono fatti da dei geometri, non sono i grandi. Poi se guardiamo cosa fanno i grandi architetti, guardate che obbrobio hanno fatto qui. Quindi viva il geometra, cazzo. Viva il geometra, guarda che un posto contro l'umanità, no? Contro l'umanità. Se poi devi andare in bagno non c'è neanche, perché vai all'auditorium a Roma e c'è un solo cesso in cima a una scala così. Dici: vabbè, questa sera se uno va a sentire Wagner dovrai donare. Quindi lode del geometra. Ma avete mai visto le nostre... Beh, di queste cose non le racconta nessuno. Non le racconta nessuno. Ma è possibile?
Ma che cosa c'è in noi, chiamiamo l'industria, che ci spinge a essere così introflessi? Aver fatto passare quest'idea che solo la finanza è nobile. La mamma che non vuole che suo figlio si metta un camice bianco e lavori al CAD-CAM, giusto? Perché lavorano al CAD-CAM, e veda quella cosa meravigliosa dove un raggio di luce che è il laser dà vita a un pezzo di terre rare, che è come la creazione divina, no? E viene fuori una turbina, o nelle vostre raffinerie dove viene fuori questa cosa magica, no? Che scende da sola, si trasforma, no? Ma noi, ma dico, vabbè, che lì poi siamo matti, perché voglio dire, l'Ilva, ragazzi, ma abbiamo scelto gli indiani che vanno a carbone, non abbiamo scelto uno che andava a gas, cazzo. Ecco, allora, lì c'è anche una... Non solo non ci vogliamo bene, ma poi abbiamo quest'odio verso noi stessi. E arriva un indiano, con tutto il rispetto, è più bravo di noi. Ma come più bravo di noi? Avete mai letto quel libro di Ermanno Rea, La dismissione, che fa la storia di Bagnoli? Simula che sia un operaio di Bagnoli che dice come si è fatta la dismissione di quello che era con Taranto, uno dei pianti a siderurgia integrale, dove i giapponesi, i sudcoreani venivano a studiare. Io ho lavorato in quell'impianto lì, con Butera, quando lui era più anziano di me, abbiamo scritto questo libro sulla Terni, sull'acciaio. Va bene? Con Luciano Gallino, nostro insuperato maestro. Va bene? Insuperato maestro. Si fanno ancora dei libri sull'industria. Pagate qualcuno perché vi descriva come vive uno stabilimento. No. Non me ne frega un cazzo. No. Beh, ragazzi, ma bisogna fare dei libri, eh. Negli anni 60-70 la forza dell'industria è stato che in Inghilterra uscivano i libri di Lutwood, Goldthorpe, grandi sociologi inglesi. Di cosa parlavano? Di come viveva la gente nelle fabbriche. Poi alcuni erano un po' di sinistra, Ransiman e altri invece erano studiosi, come eravamo noi all'epoca, che per questo eravamo cacciati dall'Accademia, perché non dicevamo abbasso l'industria, no? Dicevamo guardate che l'industria si sta molto meglio che in certe zone di campagna dove la gente non ha i soldi e ce ne fa una vita assurda. Allora, bisogna tornare a questa civiltà dell'industria. Bisogna ricrearla, bisogna ricominciare a fare questa cosa qui, perché se no, io penso che noi abbiamo, insomma, avete visto JP Morgan oggi? È un miracolo che il Sole l'ha pubblicato in seconda pagina. Se fosse libero e non avesse i bimbi minchia che lo martellano, che ne stanno preparando uno, no? Adesso nelle pseudo-università che questa città ha, però avrebbe dovuto mettere in prima pagina quella cosa di JP Morgan, no? Una roba da prima pagina. JP Morgan dice che l'Italia è affidabile. Vai a leggere perché? Perché c'è ancora una grande industria manifatturiera. Il giornale della Confindustria doveva spararlo in prima pagina. Invece è un miracolo che ha messo in seconda e non l'hanno cestinato, come farà senz'altro il Corriere della Sera, che lo ridicolizzerà, perché naturalmente i suoi giornalisti ne sanno molto di più del CEO di JP Morgan. Cazzo, eh! E voglio dire, hanno fatto un'università di serie Z che va per la maggiore, che forma i bimbi minchia, appunto, no? No, questo è il problema, no? Questo è il problema, ragazzi. Se noi non facciamo sto salto di qualità, di rimpossessarsi della dignità dell'industria, a cominciare dai ragazzi, dai maestri delle scuole, io con questo finisco. Quando andavo ancora ogni tanto in Federchimica, prima che mi incazzassi, una cosa, perché abbiamo rivalutato Schimberni, adesso ci hanno messo, no? Schimberni non bisogna più parlare. Abbiamo scritto un libro su Schimberni che dice che aveva ragione lui. Ma mi ricordo sempre che una volta venne a casa un mio nipote, insomma, da parte di mia moglie, non agnatico, ma... E aveva un libro in mano dove c'era scritto Chimica e morte. Mi ricordo c'era la... Come si chiama quella lì che è stata sindaco di Milano? Però anche. Spiega meglio. La Moratti. Copula è o congiunzione? No, è morte. C'era la Moratti, ministro dell'istruzione. E dico, ma chi ti ha dato questo libro? L'ha andato a scuola stamattina. Come è andato a scuola stamattina? Fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione.
Dove la chimica? Diceva la chimica, una roba terribile. Io dico, ma scusa, ma alzo il telefono, chiamo con... Dice, sì, l'abbiamo visto noi. Ma cazzo, ma cosa avete fatto? Mettete dei manifesti, no? Chimica è vita. Ecco, allora cosa voglio dire? In un qualsiasi stato moderno è impossibile che dal Ministero della Pubblica Istruzione nasca una roba così. Giusto? Ecco. Da noi è possibile. Abbiamo avuto ministro Pecoraro Scagno, quindi se siamo sopravvissuti a quello... Io penso, no? Adesso è funzionario del Ministero dell'Ambiente, mi dicono. Possiamo anche, ecco, però se l'unico partito responsabile di questo governo non ci dà una mano e voi non spingete perché ce la dia o perché lo facciamo con l'opinione pubblica, eccetera, il rischio che abbiamo, andiamo incontro, perché poi cosa si somma? Si somma la follia di uno Stato tecnocratico che da 30 anni governa senza il consenso dei popoli, e a un certo punto lui, il popolo degli abissi si arrabbia, no? Il popolo degli abissi, come diceva Jack London, salta su, a mordi di qui e mordi di là, e fa emergere persone come erano i radicali una volta, qui come se avesse vinto Pannella sul scala di massa. Questo è il problema, abbiamo questo problema, quindi sono una mucillaggine peristaltica, io l'ho definiti. Che non sai dove va. È una definizione scientifica della politologia più accreditata. E dall'altra c'è un partito che dovrebbe diventare un partito della borghesia nazionale. Non parliamo di chi rimane, la mia vecchia sinistra è scomparsa. Non. Perché? Perché ha scelto Blair e ha scelto la finanza. Perché abbiamo perso? Perché ci fu un tempo che Alberto e io abbiamo attraversato tenendo il punto. Sempre. Sempre, dove ti ricordi la finanza era progressista, l'industria era di destra, no? Bisognava essere, no? È vero, il liberal socialismo, questa teoria inconsistente di un professore di storia moderna che ha avuto, per carità, il merito di essere, ma non aveva nessuna base scientifica. Quindi io dico questo, 71 anni ne ho visto di tutti i colori, per me questo tempo è meraviglioso. Per chi vuole lottare, ma non lottare con le grida, no, con la ragione, scrivendo, dicendo le cose che ci ha detto Alberto prima, che ci ha detto il dottor Nordio con questa calma olimpica, e io quello che cerco di fare, io sono un po' più incazzoso, però io penso che c'è da dare una grande battaglia civile, culturale, pacata, ragionevole. Perché dobbiamo, tutte le cose che ha detto sull'ambiente, io potrei aggiungerne altre, che sono d'accordo con lui. Ecco, allora, bisogna che noi, con calma, senza enfasi, riprendiamo in mano il nostro destino. Come c'è quella famosa parte del Vangelo di Marco, ecco, c'è una fiaccola sopra il moggio. Ecco, noi dobbiamo ricominciare a essere questo. Bravo, bravo. D'accordo? Io voglio sconsideratamente bene a Giulio Sapelli, perché magari sull'Europa i tedeschi non pensano, ma non vuol dire niente. È questo taglio che dà alla cultura industriale dell'economia italiana. Vi faccio un esempio. Oggi dovrebbe essere, quello che dice lui, descrivere il lavoro ai giovani maledettamente più facile che ai tempi del fordismo, no? Maledettamente più facile. Eppure noi abbiamo dovuto aspettare, allora, il contratto dei meccanici, che per decenni in Italia è stato il contratto da cui tutto traeva, per gli rami scendeva, il rinnovo dei contratti meccanici è cominciato 2 anni fa e devo dire con il consenso dei sindacati, la decisione è stata quella di dire, prima di definire lo scambio, soldo, contratto, cioè diritti, salari, noi abbiamo un problema, cioè non possiamo continuare a calarlo in quel cazzo di mansionario che nei meccanici risaliva al 1973, per essere chiari. Perché nel frattempo, in qualunque azienda meccanica italiana, non nei grandi gruppi, in qualunque sia la sua classe dimensionale, cioè, il lavoro è un'altra cosa, cioè oggi la frontiera tra l'operativo seriale fordista e l'amministrativo intellettuale non c'è più.
Oggi c'è una tale ibridazione di processi e macchine che sono nelle mani degli operativi, che sono enormemente più complessi, che hanno un impatto sul valore aggiunto e sul fatturato, sul successo dell'azienda, enormemente superiore rispetto ai programmi software che usano gli amministrativi, per essere chiari, che noi dobbiamo ripartire dalla definizione di che cos'è il mansionario. Ed è quello da raccontare ai giovani. Perché la realtà di che cos'è oggi un lavoro che non è più come quando i tempi in cui ero giovane, non è più uno per tutta la vita, non è in un unico posto in tutta la vita, non è in un'unica perimetro aziendale solo con l'anzianità, ma ha bisogno di un nuovo diritto, cioè la formazione ricorrente, che è un nuovo diritto dei contratti. L'Italia scambia dal basso dicendo noi, voi e loro avete questo fondamentale drive. Però questa è roba che va portata ai giovani, mentre dagli anni 90 in poi i figli della borghesia andavano a fare solo, perdonami, la sdabocconi e queste robe qua. E ci mancano decine di migliaia di ingegneri per questo, perché poi questa è la mala realtà. E ci mancano non decine di migliaia, ci mancano 150.000 tecnici. Anche perché sotto, fare ingegneria è dura, eh? 150.000 tecnici sotto. Ma la differenza è che se in Germania all'Accademia della Secondaria Tecnica loro l'avviamento non lo hanno mai cestinato come in Italia, no? Ecco, ce ne sono iscritti 940.000, noi ne abbiamo 12.000. Abbiamo fatto 93 enti territoriali, fondazioni per gli ITS e ci portiamo a casa solo 11.000 iscritti. Cosa vuol dire che alle famiglie italiane voi non siete in grado di dirgli c'è una buona ragione per seguire quella strada lì? Non lo sanno. Il paradosso è che chi fa il mio mestiere si trova i colleghi americani che ti dicono cazzo, quando arrivò qui la Fiat gli stabilimenti sono cambiati da così a così. La roba che descriveva lui, i cessi, scusate, sì, per essere chiaro. Cioè, la prima cosa se non ci fosse stato Mr. Marchionne e la Fiat, sì, qua col cavolo che c'erano questi. Noi in Italia, e mo voi ve lo beccate, e vi sta bene che ve lo beccate, lo avete fatto andare 4 anni in televisione tutte le sere a Landini a dire che era meglio quando si stava peggio, perché certo, questa è la tesi di Landini, mo ve l'ho beccato pure il segretario della CGIL. Vediamo se questo serve a farvi capire, se posso essere un po' più concreto, che quello di cui vi hanno parlato questi signori oggi è una roba che viene prima di qualunque cosa. Faccio un altro esempio, vediamo se su questo sono d'accordo, perché io poi adesso vi faccio la stessa domanda a tutti e tre per l'ultimo giro. Possibile mai... hanno sistemato, per fortuna Piombino, siamo riusciti a evitare, io mi ci metto perché in piccolissimo, siamo riusciti a evitare il colossale errore della chiusura dell'Ilva, anche se non siamo riusciti a evitare per anni una strage, purtroppo, perché questo è il punto, industriale, di produzione, eccetera, eccetera. E ancora adesso saranno i vincoli ambientali a decidere qual è il livello della produzione dell'impianto, una roba che non esiste in nessun paese al mondo. Però, detto tutto questo, possibile mai... C'è ancora il problema aperto di Terni? ST, lo sapete benissimo. Ma è possibile che un governo italiano, di fronte al fatto che ThyssenKrupp c'ha i suoi problemi, ma di fronte al fatto che la procedura non la apre, dichiara che non lo vuole, ma non la apre, un governo italiano non dice oh signori, non è che possiamo aspettare le vostre cose, voi siete Terni in Italia e quindi venite qua a un tavolo e ci dite oh, io sono un mercatista, ma non è possibile che in Italia un governo non... scusami, non ho ragione Giulio, com'è possibile assistere di fronte al fatto che sembra che non fotta un cacchio a nessuno? Hai ragione. E allora su questo bisogna essere capaci di dire no, scusate, avrete altre priorità, fate tutti i redditi che volete, di cittadinanza, di non cittadinanza, però non è che possiamo aspettare solo i comodi altrui, visto che tanto nella fusione che hanno fatto degli asset europei con gli indiani non c'è, e allora a maggior ragione noi la procedura vogliamo che la decidete non dopodomani, ieri se possibile. Scusate, ma è l'ABC di un paese che sa stare al mondo di fronte a un impianto di quel tipo oppure no? Ecco, vi faccio esempi, come vedete, anche un po' abrasivi, però sono gli esempi della necessità di acquisire armi all'altezza dei tempi. Le armi non sono quelle dell'illegalità, della... certo, sono le armi della cultura, di una battaglia, dei presupposti stessi per la percezione e la rappresentazione, che sono le due armi attraverso cui si fa cultura, consenso, fiducia e si difende l'industria nel nostro paese. Perché altrimenti la chiacchiera che facciamo solo commercio e terziario, benissimo, è una chiacchiera però che vi sintetizzo così, perché in questi anni l'occupazione aggiuntiva, se andiamo a vedere occupati, valore aggiunto sul PIL, sì, in questi anni l'occupazione aggiuntiva la sta tutta assorbendo il terziario cosiddetto di mercato.
che è arrivato al 48% del totale degli occupati, con un valore aggiunto però sul PIL che è di poco superiore al 40%. L'industria, che esce nel senso lato, arriviamo al 23-24%, se facciamo solo manifattura è molto più basso, purtroppo il valore aggiunto a cui esce sul PIL, ci ha occupati con la percentuale più bassa del suo valore aggiunto. Cosa vuol dire? Noi stiamo accumulando occupati aggiuntivi in un settore il cui squilibrio tra valore aggiunto e occupati aggrava i problemi della produttività italiana. Chi cacchio volete che la paghi il fatto che continueremo ad avere una rete distributiva ancor meno ottimizzata sulla produttività? Tutto il resto, voi compresi del paese. Allora, queste sono le cose che uno vorrebbe avere da una classe dirigente sulla punta delle dita. Non c'è? Beh, dovete incalzarla in maniera da averla. Questo è il problema, perché altrimenti accetterete sempre di più che un governo non viene, che un governo se ne frega di Terni, che un pubblico ministero fa chiudere chi cazzo vuole, mentre un altro lo fa aprire e così via. E invece non bisogna rassegnarsi. Forse è questa la cosa fondamentale, Giulio. Quelle generazioni, gli uomini che tu hai citato, appartenevano a culture popolari diverse, ma avevano una matrice, i pastore, gli amen, ma avevano una matrice comune. Era gente che era passata attraverso il fuoco della storia e non si era rassegnata. Era in minoranza, in ciascuna delle sue famiglie culturali, però ha ridato onore del mondo a questo paese in 15 anni, 14 anni. Uno spazio temporale limitatissimo. Allora, quella roba lì io non credo che l'abbiamo geneticamente persa, Giulio. Io credo che a voi spetta un po' il compito di costruire gli strumenti. Indicava libri, ricerca, comunicazione e voce pubblica. Con coraggio, non so, la politica poi dà gli schiaffi, però gli schiaffi un po' si danno, un po' si ricevono. Se non si fa così, non si ricevono, ma poi non ci si può lamentare di non averli dati. Allora, io vi faccio un'ultima domanda, classicamente da giornalista cretino, che però per dare un po' di cretino, perché non ha nessun senso la mia domanda, però se doveste, comincio con il procuratore del Nord, se doveste, mettiamo che la fanno per 24 ore, no? In grado in Italia di assumere un provvedimento che viene approvato con certezza in 24 ore e lei si trova nella condizione di dover decidere qual è la cosa da cui secondo lei può derivarne il maggior beneficio all'Italia. All'Italia, alla sua economia, ai suoi occupati, alla sua civiltà del diritto, eccetera, eccetera. Faccio a tutti e tre la stessa domanda. Non era contrattata né concertata come le altre, ma lei che misura assumerebbe? Mi pare di averlo forse anticipato prima. Se avessi una bacchetta magica o una lampada di Aladino che mi consentisse solo un provvedimento, eliminerei il 90% delle leggi che abbiamo. Non è poco, direi. No. Non è poco. Allineandomi con la media europea, ripeto, da 250.000 a 20.000. Domandiamoci perché gli altri paesi sono più efficienti di noi a fronte di una produzione normativa, di una presenza normativa che è circa 10 a 1. Naturalmente è necessario, ma non è sufficiente, però se ho un... Se ne avessi tre, mi raccancerei... Non più di un minuto rispondo perché il tempo stringe. Sì. A quello che ha detto prima l'ho ascoltato con devozione, quello che ha detto il professore. Allora, la prima, potenzierei la scuola, perché è dall'educazione. L'educazione comincia dalle famiglie, non comincia con le belle parole, ma comincia con l'esempio. A cominciare dall'educazione alla legalità, all'osservanza delle regole. E poi la scuola. Io in questi giorni sto concludendo l'opera di, sono commissario, membro della commissione per gli esami di avvocato. Ci sono i candidati che si presentano, quindi sono tutti tra i 25 e i 30 anni, hanno una laurea e hanno almeno 2 anni di pratica forense. E quando li interrogo, magari in diritto penale, in procedura penale, sono anche un po' abbastanza preparati. Ma poiché presentano quasi tutti anche diritto ecclesiastico, che molto spesso sfocia nella storia, sento delle cose incredibili. Pio IX ha firmato i patti lateranensi, il matrimonio prima, delle cose, proprio la nostra scuola è crollata, non c'è una cultura, come escono dall'ambito, diciamo, di quanto specificamente devono studiare, crollano, e se uno non ha una buona cultura generale di base non va molto lontano. Secondo, quando il professore ha detto viva i geometri, bene, forse voi non leggete i giornali del Veneto, o almeno qualcuno forse li legge, è di oggi la notizia nota a tutti che il ponte di Calatrava fatto a Venezia
deve essere rifatto in alto, perché la gente si rompe le gambe quando passa, perché invece di darlo ai geometri o ai vecchi veneziani come facevano una volta, il professore ha detto prima di l'hanno dato all'archistar. L'hanno dato a un archistar, il quale prima ha sbagliato tutti i calcoli, l'ho fatta io l'inchiesta, e il ponte si muove. E se non si, perché a Venezia tutti i ponti si muovono, perché si muovono le sponde, ma se tu fai un ponte di acciaio come l'avevi fatto a Houston nel Texas, è chiaramente è fallita. Quindi i costi sono lievitati e ogni anno bisogna continuare a fare iniezione di cemento. Ma quel che è di peggio è che la copertura fatta secondo criteri estetici dall'archistar è estremamente viscida e quindi insidiosa, e adesso hanno deciso di spostare la plastica vetrata che c'era prima e mettere, ecco, quindi queste se, tre cose da fare. Allora Alberto, io riscriverei totalmente questo piano energia clima da presentare entro 2 mesi, di cui nessuno parla ma che condizionerà, con 3 punti. Uno, non si danno più incentivi. Si sposta una minima parte di quegli incentivi sulla ricerca e sviluppo, perché senza innovazione tecnologica, non solo, non tanto nelle rinnovabili, ma in una ampia gamma di tecnologie, non si va da nessuna parte. Due, fare la politica americana, avere come primo obiettivo la tutela dell'industria italiana. Tre, che anche questo è un aspetto, c'è un rapporto che è uscito l'altro giorno dell'Istat sulla sostenibilità in Italia, che scrive: un crescente numero di famiglie italiane non sarà in grado quest'inverno di riscaldarsi. Questo è vergognoso, perché gli incentivi significano un trasferimento di reddito delle famiglie a basso reddito a quelle ad alto reddito. Perché è una famiglia ad alto reddito che può comprarsi un impianto fotovoltaico ricevendo gli incentivi e vendendo il surplus di quell'elettricità a un prezzo 3-4 volte quello che gli costerebbe. Chi paga tutto questo? Quindi quando si prendono i provvedimenti la prima cosa è sapere chi paga. Ecco, in Italia nell'energia stanno pagando le famiglie a basso reddito e stanno pagando le piccole e medie imprese oltre che gli energivori. Da ultimo, per darvi il colpo mortale, è uscito un rapporto dell'agenzia che dice è necessario adottare politiche climatiche dure, che però causeranno la perdita di un terzo della quota di mercato dell'industria energivore. Auguri. Beh, almeno gli ha indicato gli obiettivi contro cui devono battersi. Giulio. Beh, io farei ministro di... Rifarei ministro dell'energia Alberto. No, rifarei ministro dell'energia. E farei il dottor Nordio ministro di grazia e giustizia. Tocca fare il premier. Io faccio l'ispiratore. Ah, va bene. Io sto dietro e lì, così faccio come facevano i preti una volta. Io faccio l'educatore del principe cristiano. Ah, cioè fai gesuita. Questa è la mia vera vocazione. Fai gesuita. Io cosa farei? Io, l'hai detto tu, perché poi io e te veniamo dalla stessa sponda. E io riformerei completamente l'istruzione. Soprattutto l'università. Abolirei l'ANVUR. Dove l'ANVUR è un sistema di valutazione dove se tu scrivi un saggio su Michelangelo sulla rivista italiana di storia del Rinascimento, nel concorso di una cosa vale meno se tu lo pubblichi sulla Italia Renaissance di Harvard, dove ci sono dei coglioni che non sanno neanche chi è Michelangelo. Se tu scrivi un articolo di sociologia su una rivista portoghese non viene neanche valutato, ma questo non lo dico perché c'è questa, cosa c'è dietro a questo? L'antropologia negativa che abbiamo introdotto. Accumulata, di cui sono stati profeti Stella e Rizzo, due grandi profeti dell'intelligenza, che hanno parlato della casta per anni, no? Lo stesso giornale che definiva Giovanni Giolitti ministro della malavita negli anni 20. Quindi bisogna passare da un'antropologia negativa a un'antropologia positiva, in primo luogo. E poi bisogna, secondo le cose che abbiamo detto, riformare tutta la filiera dell'education, tutta. E sapete cosa bisogna? Che in ogni scala, ogni professore, ogni cosa, si prende le sue responsabilità.
Questo è il problema, perché noi abbiamo deresponsabilizzato tutto. In certi livelli di scuola introdurrei anche delle moderate punizioni corporali, perché per fare in modo che le famiglie vengano espulse dalla scuola, i professori riacquistino la libertà, via, perché noi, questo finisco per dirvi, nonostante tutto, amici cari, la scuola media superiore italiana è ancora la migliore del mondo, perché abbiamo degli eroi, dei professori che prendono 1.400 euro e vanno, vivono a Milano o a Genova. Mandate un figlio con intercultura in America, cazzo, torna analfabeta, se poi va a finire in un portino del Wisconsin è una roba spaventosa, ma anche se va a Cambridge, perché in fondo i nostri professori... Quindi possiamo fare molte cose con poche leggi e il buon senso del padre di famiglia. Grazie. È vero o no? Cazzo. Allora, noi torniamo a sederci lì, mentre i lavori adesso continuano con l'intervento del vicepresidente di Confindustria. A me tocca solo dirvi una cosa: il mondo degli intangible, quello che abbiamo in qualche misura criticato, secondo me ha ragione, è un mondo fantastico. Però attenzione, chi crede di poter vivere solo di cose immateriali non è che rinuncia all'industria, non ha proprio capito che cos'è la vita. Ecco, grazie a voi tutti.